se non quelli che fanno parte del grande evento, la Fiera di Sant'Abbondio, che tutti non aspettavamo. Ne abbiamo parlato ieri, ma ne parliamo ancora. Ne abbiamo parlato l'altro giorno con Carola, sì, Gentilini, che ci ha portato anche capo degli chef, Cesare, sì, Chessotti, grandissimo. E anche lui si è presentato a mani vuote, questo ci è molto dispiaciuto. Sì, beh, però, vabbè, però ci ha invitato ad andare a mangiare, sì, oggi, sì, forse andremo, sicuramente. Sì. Allora, oggi, cari amici, vi presentiamo due figure che, io direi, ha ragione, sono davvero storiche il comune di Como e la Fiera di Sant'Abbondio soprattutto. Ad iniziare da Maurizio Ghioldi, che è un storico dirigente, da 21 anni mi ha detto è a fare la fiera, a gestire la fiera, e questo con un po' di rammarico mi pare che sia l'ultimo, è vero? O fortuna, soddisfazione, non lo so, dimmelo tu. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te Maurizio. Rammarico è una parola grossa, però devo dire che dopo 21 anni forse è anche giusto che ci sia qualcuno che prenda il posto, certo, e che magari trovi anche nuove iniziative e soluzioni. Il prossimo anno però sarai come ospite, diciamo, e non come dirigente, è vero? No, avrò la fortuna di poter seguire la fiera facendo la fila. Esatto, esatto. Ma senti che voce che c'ha, voce navigata. Voce, assolutamente sì, perché vai ormai, sei pronto per andare in pensione, vero? Assolutamente. Allora ti abbiamo fatto venire, ci fa piacere perché tu ne hai viste di tutti i colori, da quando, come ci diceva Cesare Chessotti, l'altro giorno Sant'Abbondio era un piccolo chiosco, un gazebo, poco, sì, più, giusto? Vero Maurizio? Assolutamente. Ecco, si facevano solo panini con la salamella. Bravo, sì, ha detto, sì, così, ci ha detto così Cesare. La prima edizione del 99, del 1999, preciso, non del, sì, 1999, era, l'abbiamo organizzata in tempi brevi, del tipo incarico a luglio, a fine agosto. Fine agosto, esatto. E siamo partiti con due coperture. Una era la copertura del palco del comune, quello che aveva. Ma dov'è che la facevate? Sempre nella zona di Sant'Abbondio? Ma nella parte alta, dove adesso c'è la Manica Lunga. Ah, ok. Quindi ho capito. Lì era posizionata la ristorazione, e che proprio all'inizio, nel 99, due tende della Croce Rossa, quattro cucine messe lì bene, pista da ballo, e sotto invece, dove adesso c'è il tendone, esatto, veniva effettuata veramente la fiera zootecnica, che poi vede da 21 anni, giusto, protagonista anche questo signore che è qua con te. Allora Giulio Gridavilla, buongiorno, che va con noi, buongiorno. Gridavilla, grazie. Allora prego, sono anche qui 21 anni, sì, è vero? Buongiorno a voi, buongiorno, grazie a tutti gli ascoltatori. Ecco, in questo caso qua io batto Maurizio Ghioldi, sì, 43 a 21. 43 anni che fa parte della Fiera di Sant'Abbondio. Sì, non me l'aspettavo. Io la prima fiera è stata nel 77. Per Bacco. Beh, qui ti batte Maurizio, sì, qui ti batte alla grandissima. La devo correggere, sono 42, non 43, 77. 76, scusa. Ah, ok. Allora 43. Cosa vede perché nel 77 io sono entrato come veterinario aggiunto in comune, sì, il sindaco ancora Antonio Spallino, però io l'anno prima mi avevano chiamato per aiutare in fiera, poi ho fatto il veterinario condotto, poi sono stato responsabile dell'USL, poi dell'AS, poi dell'ATS, poi con l'avvento dell'ATS dell'Insubia sono andato in pensione in marzo 2016. E cosa è cambiato in 43 anni? Come è cambiata la fiera? È vero, come è cambiata Sant'Abbondio? Così, alla Fiera di Sant'Abbondio sono sempre stato particolarmente affezionato, perché io abitavo in via Pasquale Paoli, e mi ricordo che alle prime fiere, ero piccolino, perché la Fiera di Sant'Abbondio è una fiera, direi, millenaria, no, però è centenaria, nel senso, okay, che penso che forse dagli anni fine 1700-1800 che si svolge questa fiera a Como. Ha avuto, che poi non ricordiamo, è quella che ricorda il patrono della, sì, nostra, della città, nostra città, questo è, quindi è molto sentita la cosa, sì, assolutamente. E si è svolta da principio sempre sotto le mura, sia dove la facciamo adesso. Perché lunedì è sotto le mura, quindi sì, lunedì mattina, sì, ecco, saremo lì, lunedì a quest'ora saremo lì in diretta, perché vi vogliamo far vedere proprio in presa diretta, cari amici che ci seguite con Facebook, appunto. Marco, questa, sì, stiamo guardando anche il menù, sì, mi sono accorto adesso ne parliamo con Ghioldi. Pazzesco, il menù è pazzesco. Abbiamo il menù anche con i prezzi, vediamo che sono dei prezzi comunque, sì, non sì, alti, adesso, modici, adesso ne parliamo, accessibili, ne parliamo con Maurizio. Prima facciamo chiudere, sì, Gridavilla. Sì, c'era questi animali che venivano esposti lungo le mura fino a arrivare a Sant'Orso ai tempi. Poi dopo, nel corso degli anni, dal 71 in avanti, veniva svolta il macello, perché hanno, sì, aperto il macello nuovo.
dove anche lì c'era sempre stato un numero di capi molto rilevante, perché la fiera di Como, oltre che essere una fiera che viene svolta in una città, quindi una delle poche rimaste, ha sempre avuto anche un risalto notevole, è sempre stata per i bovini da ingrasso. Esatto, mi dicevano che quest'anno sono 35, sì, mi sembra... poi nel corso degli anni, per motivi sia economici che anche di così mercato che è comunque cambiato a livello del mercato della carne, i capi sono sempre un po' diminuiti, però sono sempre stati di grande qualità. Ecco, la fiera di Sant'Abbondio è una fiera che si è sempre contraddistinta per la qualità dei capi. Esatto. Con aziende agricole del territorio, vero? Sì, Gildavilla. Sì, sì. Okay. Ce n'era anche che arrivavano dal Piemonte, però soprattutto adesso negli ultimi anni sono aziende territoriali che tra l'altro allevano, producono, macellano e rivendono. Quindi il famoso chilometro zero. Benissimo. Perfetto, giusto, proprio così. E lunedì ci sarà, quindi sì, ancora sì, lunedì c'è. Cioè, è ancora lei? 43 sì, anni a timbrare, grande, cartellini. Bravo, grandissimo, bravo, grandissimo, grandissimo, gran personaggi oggi, perché devo dire, Gridavilla ne ha viste di tutti i tipi. Ma la cosa che mi stupisce è il sorriso, l'entusiasmo ancora che ha, fantastico. Ma anche Maurizio, che tra l'altro, Maurizio, ascolta, adesso che va in pensione, ci servirebbe qualcuno, infatti, per fare lo speaker. Sì, con questa non voce, è che ragazzi, ci pensi, vieni qua. Non è la prima volta che mi viene proposto. Vieni a trovarci. Volentieri. Guarda, volentieri. Ci fa piacere. Che, voce, che sfumature che ha la sua voce. Convinci i nostri ascoltatori a venire alla fiera di Santa Maria. Bravo, di venire. Oh, ieri sera è vero che c'era un casino di gente. Allora, ieri sera è stata veramente il test della fiera di Sant'Abbondio, della parte della parte ristorazione e della parte ballo. Devo dire che ieri sera fino alle 10 c'è stata una fila molto bella, ma avviso agli ascoltatori che effettivamente si fa la fila. Ecco, esatto. E sono mediamente un 35-40 minuti. Ma ascolta, mediamente sei stato molto basso, scusami, mi permetto, perché oggi venerdì, e tra l'altro stasera poi c'è il discorso del Vescovo, lo ricordiamo, esatto. Anche l'aspetto religioso, non dimentichiamocelo, alle 20:30 c'è il Vescovo, il discorso della città. Tra oggi e domani, io credo, Maurizio, i 35 minuti potrebbero diventare anche 45-50. Guarda, io l'anno scorso... Non volevo spaventare. Però è bello. Devo dire questo, che effettivamente ieri appunto la fila era arrivata proprio al cancello. Quindi praticamente abbastanza corposa, devo dire. Però, come in tutti questi anni, ho sempre apprezzato il fatto che i comaschi fanno la fila come gli inglesi. Cioè, assolutamente non si lamentano. Ordinati. Perché sanno. È vero, bravo Maurizio, dopo, bravo Maurizio. Quando arrivano finalmente al limite del self-service, iniziano a vedere le cucine. Guardate cosa c'è, ragazzi. Guardate il menù, pazzesco. Intanto ti saluta Francesca Manfredi, il vocione del prof, scrive. Francesca è l'ufficio stampa del Comune di Como, la saluto con affetto. Ciao Francesca, buongiorno. Grazie di averci mandato il professor Gioldi, perché effettivamente non l'abbiamo mai avuto. Abbiamo avuto di tutto, di più, sindaci e assessori vari. Maurizio, tu non eri mai venuto. Mai. Ecco, vedi, prima di andare in pensione ti è toccata anche questa cosa, molto bene. E ringrazio. Grazie a te, grazie a te di essere venuto, scherzando. Assolutamente. Quindi, quindi dicevi, poi quando si arriva lì, gran cibo, grandi piatti. Gran cibo, la gente poi si accomoda, nonostante, perché comunque la tenda dove è posizionato il ristorante, ci sono praticamente 500-600 posti a sedere. Io ho chiesto l'altro giorno alla Gentilini, all'assessore Carola, a me sembrava anche più grande quest'anno. Forse lei ha detto una dislocazione diversa dei posti, esatto. È vero? Gli anni scorsi avevamo un tendone unico e questo permetteva effettivamente uno spazio visivo forse anche maggiore. Quest'anno, con delle nuove disposizioni che abbiamo avuto, abbiamo dovuto proprio separare la parte cucina dalla parte invece ristorazione. Quello che abbiamo perso l'abbiamo recuperato posizionando dove ai tempi c'era la pista da ballo, bravo, nel gazebo, bravo, che bravo. Quindi anche più areati, devo dire, sì, dove sì, senza magari dubbio. Il pubblico può fare 5 passi in più, però fondamentalmente trova sicuramente accoglienza. Devo dire che la riflessione che facevamo ieri sulla fila era che i tempi della fila sono anche quelli che poi permettono di liberare i tavoli. Certo, una conseguenza. È funzionale, bravo. La tempistica è questa.
Devo dire che poi ieri, quando la gente riuscì, si sedeva e effettivamente gustava, tutti andavano via sorridendo e ringraziando. Solo per oggi, allora, adesso faccio una sorta di menù. Che cosa si mangia solo oggi? Solo per oggi, 30 di agosto, ci sono i tortelloni di persico al limone con zucchine e segrigiola. E poi ci sono le bracciole di maiale alla vecchia Brianza, ce ne ha parlato l'altro giorno proprio Cesare Chessorti, ha detto che sono una delle specialità tipiche del nostro territorio. Voi avete già mangiato tutto? Ho dovuto. Non volevi. No, è il test della qualità. Cosa ti tocca fare per andare in pensione? Assolutamente. Ti capisco. Quindi, però devo dire che l'Associazione Provinciale Cuochi... No, Cesare, bravo, chapeau, bravo. Assolutamente. Ogni anno riesce a inventare, a trovare un nuovo stimolo, nuovi piatti per cercare di anche cambiare e proporre delle nuove, dei nuovi menù. Posso sottolineare una cosa? Vai pure, assolutamente. Sempre ringraziando l'Associazione Cuochi, che, non so, voi avete visto sia il menù e anche i prezzi. Devo dire negli anni, nonostante i costi siano aumentati, certo, di gestione e cose di questo genere, l'Associazione Cuochi ha sempre avuto un occhio di riguardo per quello che era il pubblico. E quindi veramente non c'è una lotta, c'è proprio una discussione del tipo aumentiamo di 50 centesimi la carne perché diventa... Però rimane tutto assolutamente accessibile. Con grande rispetto delle pizzerie, ma devo dire che con il costo di una pizzeria uno può assolutamente veramente gustare i prodotti del territorio. Oh, e poi allora, già che ci sono, Maurizio, faccio ancora lo chef. Vai. Dico che lunedì, solo lunedì, però ci sono come specialità i truccioli col missoltino. Oh, mamma mia. Altra specialità voluta da Chessorti. Idea di Gualtiero Marchesi, ricetta di Gualtiero Marchesi, questi truccioli fatti per Cantù con il missoltino. E poi c'è la polenta uncia. Poi domenica i ravioli col brasato e il carré di maiale. Mamma. Domani, sabato, giorno proprio di Sant'Abbondio, pizzoccheri e costine. Insomma, abbiamo fatto venire l'acquolina in bocca. Io però vorrei coinvolgere e chiudere con Gridavilla, perché Gridavilla, ricordiamo anche altre due cose, la stiamo facendo vedere anche nella locandina. Domenica c'è la fattoria didattica per i bimbi e mi sembra giusto sottolinearlo, per le famiglie anche. Poi lunedì c'è la fiera, giusto? Sì, è dall'anno scorso che il Comune di Como, oltre a riportare la fiera sotto le mura col successo che c'è stato già l'anno scorso, bella questa iniziativa di riportare sì, eravamo un po' tutti scettici all'inizio, vero Maurizio? Era un obiettivo che mi ero dato prima di andare in pensione, che devo dire effettivamente è stata la location come la location di Sant'Antonio. Hai ragione, sono d'accordo, concordo pienamente. E quindi devo dire grazie alla collaborazione di tutti, perché organizzare una situazione, e anche degli uffici del Comune di Como, cioè l'ufficio ambiente, l'ufficio giardini, ci hanno dato una grossa mano anche per arredare lo spazio e per renderlo accessibile. Molto bene. Abbiamo trovato, Maurizio aveva già in effetti ipotizzato, dopo però la cosa si è proprio concretizzata l'anno scorso e col successo che ha avuto. Il fatto di sdoppiarla, di fare la domenica la fattoria didattica con gli animali da cortile, con i mercatini della Coldiretti, c'è anche il mercatino della Coldiretti, giusto. L'anno scorso c'è stato proprio veramente una, quindi invito le famiglie, i bambini a venire domenica a vedere la fattoria didattica, che non ci sarà lunedì, perché lunedì ci sarà invece il mercatino della Coldiretti, ma ci sarà invece... Quindi solo domenica, quindi domenica andate, portate i vostri figli. Prego Maurizio, come no? Domenica comunque Coldiretti gestisce la fattoria didattica, è un mercatino tradizionale. In più ci saranno Largo Spallino, diciamo, dall'altra parte di Porta Torre, invece l'esposizione del mercatino degli hobbisti. Ci sono anche le bancarelle. Le bancarelle. Quelle che non sono state più ospitate per questioni logistiche a Sant'Abbondio vengono portate, giusto. In più, sabato sera, comunque, sempre prodotti del territorio, Truck Food, Piazza Miglio, che è sotto Porta Torre. Evviva la fiera di Sant'Abbondio! Siamo andati.
Maurizio. Festeggiamo la fiera. Festeggiamo la fiera. Assolutamente sì. Bravo Maurizio. Vedi che hai avuto un bel impatto, hai superato bene anche questo esame. Visto, noi lo vediamo sempre in comune, quando andiamo a tutte le cose c'è sempre, però non parla mai. È molto serio. Oggi bene, mi fa piacere davvero averti ospitato anche nella diretta Facebook, così ti hanno visto anche i nostri amici. Hai spiegato l'importanza di questa fiera di Sant'Abbondio. Io dico grazie anche a Gridavilla. Ci grazie vediamo lunedì mattina, siamo lì, alle 8:30 siamo lì, quindi veniamo, c'è anche Caldara. Cosa farà lei dopo la pensione, signore? Vieni qua. Bene. Vieni a darci una consulenza a Ciao Como, ok? Volentieri. Va bene Maurizio, e ci donerai una parte della tua pensione. Ho esagerato? Bene, grazie Maurizio. Viva Sant'Abbondio allora. Viva Sant'Abbondio, grazie, ciao a tutti.